Ciao ragazzi, oggi vi presento la lampada realizzata col fai da te, più economica al mondo, tutta fatta con materiale di recupero. Come vedete abbiamo un tubo che è ricavato attraverso un normalissimo foglio di carta che io vado ad arrotolare su se stesso e poi lo vado ad unire con dello scotch. Un supporto di legno ricavato da un pallet. Un cavo da elettricista, anche questo di recupero, una spina di rete da a 90 gradi comprata dal Bricoman a 1,50 euro, una lampadina a basso consumo energetico ed un supporto in ceramica per lampade compresa grossa. Quindi, come vedete, io adesso vado a svitare la nostra lampadina e vi faccio vedere che la connessione è una connessione di tipo grande. Ok. Il suo principio di funzionamento è molto banale. Io inserisco il mio tubo al di sopra del suo supporto. Il disegno è un disegno ricavato da internet. Io l'ho soltanto ricopiato il più fedelmente possibile a mano libera. Vederla in funzione, ci spostiamo in questo punto dove ho una presa elettrica un po' più comoda. Come vedete, io la vado ad applicare alla mia presa di rete e la lampada si illumina in questo modo. Col telefono purtroppo non si vede molto bene il disegno in risalto, anzi direi che proprio non si vede, però a vista direi che si vede molto bene. Ora vi faccio vedere l'illuminazione a luce spenta della stanza. Come vedete, crea un buon effetto di illuminazione nonostante ci sia la carta. Diciamo che l'illuminazione è abbastanza omogenea. Come vedete, la lampada a basso consumo mi permette di illuminare tutto il tubo e avvicinandomi un po' meglio, riesco anche a farvi vedere come si vede realmente il disegno illuminato. Ovviamente allontanandomi l'effetto della focale del telefono non riesce a risaltare questo nel migliore dei modi. Potete installare un interruttore qui nel cavo di alimentazione per comodità, ma io ho voluto proprio risparmiare al massimo, quindi non ce l'ho messo. Un po' più scomodo, ma dovrò andare a staccare il filo da rete. Quindi questo è tutto. Il progetto direi che è riuscito, secondo me è venuto discretamente bene, quindi direi che anche in questo caso il progetto è riuscito. Ciao!